Amiche e amici sportivi, un saluto da Massimo Gianni. Una settimana molto, molto lunga e intensa, quella che ci porta al big match di domenica contro la Pianese, prima contro seconda in classifica. Un grande evento, ma soprattutto il primo match ball, parlando in termini tennistici, a disposizione dei ragazzi di Indiani per chiudere la questione promozione. Solo in caso di vittoria l'Arezzo sarebbe promosso in Serie C. Ovviamente ci auguriamo tutti che finisca in un certo modo, facciamo i dovuti scongiuri. Sigla e poi andrò a presentare gli ospiti di questa nuova puntata di Super Santos. Ed eccoci qua con Fabio Foglia, gli diamo il benvenuto. Ciao Fabio, grande Ciao Massimo, leader buonasera. di questa squadra. È arrivato a campionato in corso, ma sta veramente facendo la differenza in una parte nevralgica del campo. E poi benvenuto anche a Riccardo Bonelli. Ciao Riccardo, Ciao, buonasera a tutti, grazie, ciao un Fabio. rigoroso sfondo alla battaglia che domenica sarà proprio una battaglia, Riccardo. Poi ha già preparato tutta la scenografia. Allora, siamo in attesa poi di collegarci anche con Stefano Brandini, che sarà ospite anche lui di questa trasmissione. Io intanto inizierei con Riccardo. Ho detto in presentazione che sarà una settimana molto lunga e intensa, ovviamente anche ci sarà anche un bel po' di tensione, insomma. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao. Benvenuto a Stefano Brandini, però mi guarda ma non parla, non so come mai. Dicevo, Riccardo, allora, no, non c'è l'audio, mi dispiace. Non ti sentiamo, non ti sentiamo. E dicevo, Riccardo, sarà una settimana molto lunga. Oramai, insomma, ci siamo abituati a questi big match, però l'Arezzo davvero ha l'occasione di chiudere definitivamente la questione promozione. Riccardo. Ma io penso che una partita di tale attesa, se ricordo male, l'ultima è stata col Pisa nei playoff, ecco. Dopodiché siamo andati sempre in discesa e non abbiamo mai avuto eventi che abbiano attirato attenzione pubblico. Ecco, questa attesa crescente è il sintomo e il termometro di un evento speciale, come un evento speciale è questa partita. Una partita che può valere anche la Serie C, come hai detto te, è un tentativo che facciamo, il primo tentativo per chiudere il campionato e per cui l'attesa è massima perché chiudere qui domenica in casa contro la degna avversaria che ci ha conteso la prima posizione per tutto il campionato, penso che sia la degna cornice per il finale. Poi faremo a vedere anche, intanto speriamo di aver ripristinato il collegamento con Stefano Brandini, al quale chiediamo di dare un segno di voce, più che altro un segno che riesce a percepire il nostro. Allora, attiva microfono, io attivo il microfono, però purtroppo Stefano Brandini non riesco a sentire, non riesco, siamo. Ci proviamo fino all'ultimo, questa è la nostra promessa. Intanto, domanda scontata a Fabio Foglia, ecco, come sta vivendo la squadra questa lunga attesa? Mi immagino che siate carichi, insomma, te poi sei oramai Sì. navigato, insomma, hai una certa età, ma insomma, i ragazzi, soprattutto i giovani, perché poi questa è una squadra di giovani, come stanno vivendo questa vigilia, questa lunga settimana? Ma guarda, ti dico che lo spogliatoio è carico perché comunque sentiamo non il peso, ma la bellezza comunque di questa partita che arriverà domenica. I ragazzi più giovani li ho visti spensierati e sereni, quindi sono fiducioso perché vuol dire che la stanno prendendo nel verso giusto. Ecco, non so se sei d'accordo con me, ma probabilmente quella di Piancastagnaio è stata la
miglior prestazione dell'Arezzo fino ad oggi in questa stagione. Infatti non per niente venne una vittoria che poi insomma stabilì un po' quelle che erano le gerarchie piano piano. Fabio? Sì, fu una partita, e tra l'altro arrivai in settimana io, quindi ho vissuto, diciamo, quella settimana un po' particolare tra ritiri e comunque momento non facile prima di quella partita. Però la squadra ha risposto alla grande, secondo me abbiamo dato una prova di forza lì a Piancastagnaio. Speriamo, ecco, di ripetere quella prestazione lì. Poi una volta c'è la prestazione, il risultato viene di conseguenza, però con quella prestazione lì sicuramente si è un passo avanti. Non so cosa ne pensa Riccardo, ma secondo me sono due le partite chiave della stagione. La prima è quella citata a Piancastagnaio, la seconda in quel famoso pollaio con condizioni climatiche veramente allucinanti, quando l'Arezzo riuscì a sbloccare il risultato, e quella fu una partita veramente incredibile. Parlo di Ponsacco, ovviamente. Sì, fu una partita fondamentale dal punto di vista del morale. Insomma, vincere quella partita in quel campo, in quella situazione, sfoderando le armi che l'Arezzo fino ad ora non aveva sfoderato, perché l'Arezzo era bello e l'Arezzo giocava di fioretto, e invece lì dovevi giocare più che a calcio a calci, dovevi riuscire a mantenere la lucidità in un campo pessimo. Ma io dico che per assurdo, ecco, in un campo così venne fuori la nostra tecnica. Venne fuori la nostra tecnica perché per giocare in quei campi o lanci la palla lunga oppure hai tecnica e fai un gol come facemmo noi. Non fu un gol per caso. Allora, io intanto ne approfitto per mandare in onda delle immagini che ho realizzato poco fa alla biglietteria, perché come potete immaginare, insomma, stanno tutti andando alla biglietteria, e molti sono lì in coda al botteghino. Vediamo il buon Simone Trippi dietro al computer a fare questi biglietti. Insomma, cresce la febbre di questo match. Ecco, qual è il pericolo, Fabio, se un pericolo esiste in questo momento? Ma il pericolo, no, pericolo dal punto di vista magari strettamente psicologico, magari che ci possa essere una gara un po' troppo carica, cioè di essere un po' troppo sicuri di vincere, No, sicuramente non dobbiamo farci prendere dall'ansia di magari sbloccarla subito, stravincerla, questo qui. Sicuramente sarà una partita che durerà 95 e passa minuti, quindi ci vorrà anche dell'equilibrio più che partire sprombattute, insomma. Allora, diamo il benvenuto anche a Stefano Brandini, spero che ora... Ma guarda, okay. Guarda, un saluto a tutti, un casino, non funzionava il microfono, io ho dato la colpa a te, ho trattato come un pellaio, spero che non abbia sentito nessuno, veramente, dico, ma che... Per me la colpa è stata la tua, comunque, io non c'entro niente. Va bene? Ok. Ciao Riccardo, ciao Fabio. Ciao Stefano. Allora Stefano, faccio la stessa domanda che ho fatto agli altri due ospiti. Qual è il pericolo in questa settimana così carica? No? Perché insomma veniamo da due stagioni molto deludenti, insomma la voglia di rifarsi, la voglia di vincere questo campionato. Siamo a 4 giornate dal termine, 7 punti di vantaggio. Tutti dicono è fatta, però manca questa vittoria, mancano questi 3 punti. Potrebbe arrivare anche allora, un pareggio, diciamo che anche tutto, con il pareggio saremmo un piede e mezzo in Serie C. Con tutto il rispetto per l'avversario, perché se siamo in Serie D e se vinciamo questo campionato come abbiamo vinto, perché a differenza degli altri, che con le cabale o meno, insomma, ora sarebbe veramente folle. E quindi tutto rispetto all'avversario, perché se siamo in Serie D vuol dire che comunque ci siamo meritati finora questi avversari o meno, quindi grande rispetto anzi per la Pianese che ha lottato fino all'ultimo. Io credo che questa partita deve essere vissuta solo esclusivamente con gioia, con soddisfazione, ma con anche tranquillità. Insomma, la Piazza Aretina viene da 2 anni di grandissime delusioni
torna finalmente, diciamo, nel minimo posto che ci compete, perché secondo me, insomma, la Serie C è già un habitat abbastanza sacrificato per questa piazza, però perlomeno è professionismo. Deve essere vissuta con tranquillità, perché insomma questa è una città che non si parla di 100 anni fa, ma quindi 7, 8, 10 anni fa, insomma, visto, e Fabio ne è testimone, in quanto protagonista in campo, ha visto scontri e partite di grandissimo spessore. Quindi insomma, se dobbiamo pensare che vincere vuol dire già essere matematicamente in Serie C, dobbiamo essere contenti. Ma insomma, io sinceramente, voglio dire, la vedo come una partita che l'Arezzo deve affrontare con grandissima tranquillità, senza nessun tipo di assillo, perché se la chiudiamo domenica subito meglio per tutti, c'è modo anche per chi ha giocato meno di giocare, eccetera eccetera, siamo tutti contenti, si chiude il cerchio. Ma se non la chiudiamo subito, perché se pareggia, insomma, la chiuderemo la domenica dopo. Insomma, si sta parlando di Arezzo Pianese, non si sta parlando di Arezzo Real Madrid, voglio dire. Quindi la vivrei con quella giusta carica che deve essere vissuta, cioè, come dire, bene, oggi abbiamo già l'opportunità di chiudere i conti, tornare finalmente in Serie C, pianificare o meno, però insomma senza troppi assili. Della squadra sono tranquillo, perché è una squadra che è composta da giocatori di esperienza come Fabio stesso, come Settembrini, ci sono giovani che hanno, secondo me, dimostrato grandissimo carattere, grandissima personalità, probabilmente grazie anche ai vecchi che l'hanno saputi, però sai, la personalità è qualcosa che non la impari, o ce l'hai o non ce l'hai. Quindi io sono assolutamente tranquillo e non sono assillato neanche del risultato, sinceramente, perché da questo punto di vista la penso come Allegri, quello che conta è sempre il corto muso. Quindi ripeto, se vinciamo, che siamo matematicamente in C domenica, non è che non siamo contenti, saremo contentissimi, ma se non vinciamo e che pareggiamo la partita e quindi la matematica ancora non ci dà in Serie C, siamo contenti lo stesso, perché vuol dire che allunghiamo il brodo di una domenica, insomma. Allora, la chiuderei qui, insomma. Questa mattina è stata presentata un'iniziativa molto intelligente. Tra l'altro, con Stefano se ne parlava da tanto tempo, no? Di questa è un'iniziativa che un po' vuole ripercorrere una tradizione che, per esempio, a Bergamo negli anni ha creato una fidelizzazione del tifoso, il far parte. Ecco, mi ha colpito un po' una frase dell'assessore allo sport, cioè con questa cicogna amaranto si crea un senso di appartenenza. Allora, noi adesso andiamo a vederci questo breve servizio che ci racconta che cosa è successo stamani mattina allo stadio. Di Sabatino Selvaggio, amministratore delegato dell'Arezzo Calcio, questa mattina viene presentata questa iniziativa, la cicogna amaranto, ecco, una bella novità. È una bella novità e soprattutto è un progetto per il futuro, in quello che possono essere i nuovi nascituri, i nuovi tifosi e dare un impulso, un piccolo impulso a quelle che possono essere le nuove nascite. Considerando un po' i numeri degli anni passati, certamente non abbiamo la presunzione di poter dire con questa iniziativa aumentiamo le nascite, però di poter dare quel piccolo, quel quid in più, da far sì che possa, anche noi possiamo dire, grazie alla nostra iniziativa c'è stata qualche nascita in più. Francesco Francini, che è il presidente delle farmacie comunali di Arezzo, siete già sponsor dall'inizio della stagione, adesso arriva questa iniziativa. Sì, questa iniziativa che l'Arezzo Calcio ci ha proposto, che abbiamo abbracciato immediatamente, che è quella della cicogna amaranto. Quindi tutte le famiglie dei bambini nati nel comune di Arezzo nel 2023 potranno recarsi presso la farmacia di Campo di Marte o quella della zona Giotto o di via Fiorentina con un certificato di nascita del neonato e potranno ritirare un kit contenente una maglietta dell'Arezzo, commemorativa dell'Arezzo Calcio, e dei prodotti che doniamo noi come farmacie. Una bellissima iniziativa, una bellissima idea dell'Arezzo Calcio, di cui noi ci facciamo tramite e mettiamo a disposizione la nostra rete appunto di farmacia. Si celebrano i 100 anni dell'Arezzo e si celebrano i 60 anni delle farmacie comunali. Siamo ben contenti e ben lieti di aver partecipato a questa iniziativa e sempre Forza Arezzo. L'assessore Federico Scapecchi, nel corso della conferenza stampa, ha parlato di senso di appartenenza. Sì, senso di appartenenza è qualcosa
qualcosa che va oltre il tifo, al di là di tifare la squadra la domenica e sentirsi parte di qualcosa. Abbiamo visto come il tifo sia stato fondamentale per la nostra stagione, perché i nostri tifosi hanno fatto giocare sempre in casa la squadra, anche quando giocavamo fuori dal comunale. Ma il senso di appartenenza appunto è qualcosa di più, è veramente sentirsi parte della squadra ma anche della città. E chiaramente la squadra dell'Arezzo rappresenta la città, e quindi questa iniziativa creata in occasione dei 100 anni dell'Arezzo Calcio e dei 60 anni delle farmacie comunali va proprio in questa direzione. Un piccolo omaggio ai neonati, alle loro famiglie, questa magliettina che potranno indossare nei primi mesi di vita, però rimarrà un ricordo importante che crea appunto senso di appartenenza, comunità. E questo è un obiettivo anche dell'amministrazione comunale, del mio assessorato, e quindi ringrazio le farmacie e la società per aver messo in atto questa bellissima iniziativa. Eccoci, allora abbiamo visto questa bella iniziativa, vorrei commentarla per esempio con Riccardo Bonelli. Insomma, questa è una cosa che a Bergamo, Sponda, Atalanta, insomma, fanno da tanti anni, ma insomma poi i risultati col tempo si vedono. Ma vedi, questo nuovo corso della società ha indicato la via che bisogna percorrere, coinvolgere la città. Il senso d'appartenenza, cominciare da disegnare la fascia di capitano, da disegnare il logo del centenario, da disegnare la maglia, tra l'altro ho partecipato anch'io, vediamo bene. Bravissimo. Dacci qualche anticipazione magari. No, va bene. Non vorrei spoilerare niente. No, io non mi sono cimentato. La cosa in mente c'avevo, ma non mi sono cimentato, dai. Sono iniziative bellissime che coinvolgono i tifosi e non, perché coinvolgono le famiglie. Quando coinvolgi le famiglie è una catena, capito? E coinvolgi la città ed è un bello, perché vuole riavvicinare anche la gente allo stadio. Già quest'anno ho visto parecchie mamme come bambini. Arezzo poi è una città che ti permette di andare allo stadio in tutta tranquillità, e quindi tutte le iniziative ben vengano, perché questo Arezzo cresca non solo come società ma anche come città. Ecco, Fabio, sembra una frase scontata, però sta di fatto che il pubblico quest'anno ha giocato come dodicesimo in campo in una Serie D, insomma, fa la differenza alla fine del campionato, qualche punto in più lo porta. Sostegno continuo così, insomma. No, lo sentite, poi sì, si vede da quando finisco le partite, specialmente fuori, che state lì anche un quarto d'ora a festeggiare con i tifosi. Sì, ti dico che forse in Serie D si sente ancora di più quando ci sono i tifosi anche fuori casa, perché ci sono magari gli stadi sono più piccoli, quindi ci fai più caso, però ai nostri tifosi veramente non possiamo dire nulla, perché giochiamo in casa, abbiamo giocato in casa sempre, anche a porte chiuse abbiamo giocato in casa, quindi è stato, penso, allora, qualche punto lo portano assolutamente, anche più di qualcuno. Stefano Brandini, che non sta un minuto fermo, ma questo oramai fa parte del personaggio, non stai mai fermo un secondo. Ho una citazione d'oggi. Ti voglio bene anche per questo, Stefano, lo sai. No? Grazie. Io sono molto fiducioso, ora toccando ferro, però l'Arezzo, quando ha trovato qualche piccola difficoltà, che poi comunque ha sempre fatto la partita, prendo l'esempio del match di domenica scorsa, quando meno male, insomma, la sfortuna, solo la sfortuna ha impedito all'Arezzo di conquistare la vittoria. Però diciamo che qualche piccola difficoltà si è trovata strada facendo con le squadre che pensano solo a difendersi e basta, come lo chiamare. Però contro diciamo le formazioni che affrontano l'Arezzo e che decidono di giocare la partita, non dico a viso aperto, ma insomma senza star lì a badare a esasperati tatticismi, l'Arezzo ha sempre vinto, ha dimostrato di essere la più forte in assoluto. Quindi io credo che questa sia una situazione che ci può indurre al cauto ottimismo. Non so cosa ne pensa Stefano Brandini. Ma non è un'opinione, ma è un dato oggettivo. I scontri diretti l'Arezzo non è che l'ha vinti, ma li ha assolutamente dominati. Poi, come ogni grande squadra
di ogni torneo, girone o categoria. Chiaro che le difficoltà le trova con le squadre che distruggono il gioco. Premesso che a me l'Ostia Mare è piaciuta domenica, voglio dire. È una squadra che si è difesa, ma si è difesa comunque con un criterio, con ordine. E l'Arezzo comunque ha avuto le sue occasioni. Poi insomma, l'Arezzo ne aveva 28 di fila, quindi anche c'è anche la cabala che una non la vinci. Però è chiaro che contro le squadre che si difendono, o tu conquisti il castello nei primi 20 minuti, allora diventa una goleada, o se no altrimenti può finire che la partita finisce 0-0, perché ovviamente trovi un muro sul quale ci sbatti di continuo. E invece le squadre che giocano a pallone, che magari ti affrontano per una loro visione di gioco, l'Arezzo è sempre dominato, insomma, Piancastagnano è dominata, Gavorrana è dominata, Livorno è dominato, insomma in casa lo stesso. Quindi è anche questo, perché l'Arezzo è la squadra più forte. Questo è un dato di fatto, quindi il fatto che l'Arezzo vinca questo campionato è un fatto importante, perché vincere è sempre difficile, specialmente in questo campionato infimo, schifoso che è la Serie D, è sempre difficile, perché giochi in campi difficili, perché giochi in situazioni ambientali particolari, non di pubblico, perché l'Arezzo ha sempre giocato in casa, ma in situazioni difficili, insomma, abbiamo visto in delle partite giocatori sopra categoria, come qui Fabio, ma come lo stesso Settembrini, trovi proprio delle difficoltà logistiche, perché diventa difficile anche se mentalmente sei modesto, tenti di calarti, ma è chiaro che la tua filosofia professionale ti fa trovare delle difficoltà quando vai a giocare in un'aia come Ponzacco, cioè non è semplice, voglio dire, no? Quindi, però, detto questo, è la squadra più forte in senso assoluto, e ribadisco quello che ho detto più di una volta. Per motivi anche legati all'entusiasmo della vittoria di un campionato, ma anche di consistenza tecnica, questa squadra, secondo me, deve essere confermata, perché il blocco di questa squadra è un blocco che può far benissimo anche in Serie C. È chiaro, ha bisogno di 4-5 giocatori sicuramente, perché questo è palese che sia così, perché è un campionato diverso, è professionistico, però una squadra che traghetta nel nuovo campionato l'entusiasmo di aver vinto insieme, cioè Fabio ne testimonia, ha giocato al pallone a livelli importanti, non a livelli infimi come ho giocato io, ma sa perfettamente che anche la componente empatica di un gruppo vincente è un qualcosa che già indica buone prospettive per l'anno successivo, voglio dire, lo dimostrano tanti fatti di tante piazze che hanno vinto due campionati di fila. Non è che con questo voglio dire che si vince due campionati di fila, però questa squadra ha dei giocatori che secondo me si troveranno anche nei giovani, quelli che potranno essere confermati, si troveranno molto meglio in C che in D. Mi viene da pensare a Zona, a Lazzarini, a Bianchi, a Risaliti, cioè ci sono tanti giocatori che renderanno ancora di più il Serie C. Quindi questa è una squadra che è fortissima in Serie D, si è trovato difficoltà, le ha trovate ambientali, vince questo campionato meritatamente, perché nei scontri importanti ha demolito gli avversari diretti, e secondo me con delle accortezze è già pronta per fare un ottimo campionato di Serie C il prossimo anno, divertente e senza porsi limiti e obiettivi. Poi la società mi sembra che abbia palesemente detto che ha comunque ambizione, quindi perché no? Iniziare già con dei rinforzi mirati e poi vedere dove siamo a gennaio, novembre, e vediamo, cioè non è che se va in un campionato, se va sicuramente in un campionato dove ci saranno retrocessi dalla B. Spero sinceramente di fare il derby col Perugia, lo dico proprio in maniera, ieri sera ho chiamato 12 volte Tremolada, felice come un matto, Luca grazie, dico grazie, sei contento per il Modena, ma insomma sono convinto dentro il tuo cuore che sei contento anche un po' per l'Arezzo, in effetti mi ha confermato insomma che anche per lui è stata una vittoria da un sapore veramente particolare, quindi insomma non sarà una passeggiata di salute, però secondo me questa squadra ha posto le basi anche per fare un campionato, voglio dire, divertente in Serie C, guarda, diciamo divertente. Che poi, Massimo, un attimo, ritornando alla questione del pubblico, no? Io penso che nella storia della Pianese un pubblico di 5-6 mila persone come sarà domenica al Comunale, penso che non ci sia mai stato. No, ma la Pianese, ti voglio ricordare che dopo aver
dopo aver detto, se dice questi festeggiano, sembra che abbiano vinto la Coppa dei Campioni, voglio ricordargli ai signori che pur di fare l'incasso che hanno fatto all'andata, hanno venduto i posti anche nelle finestre delle case lì accanto, hanno fatto tutti quelli. Loro si sono messi, sopra un porticato, capito? Ci hanno dato, quindi vuol dire anche questi. Ecco perché dico, accogliamoli come la seconda squadra che fino all'ultimo ha lottato, però insomma è la Pianese. Ah, io spero che alla fine ci sia anche un lungo applauso, non solo per i nostri, ma anche per la Pianese, che ricordiamoci, insomma, ha fatto un mezzo miracolo, perché insomma, con i mezzi che ha a disposizione, insomma, a reggere. Nella scia ha già fatto la scia Pianese, quindi sì, una domanda che mi ero preparato per Riccardo, perché ti seguo anche sui social. Il tempo è galantuomo, ho visto che Stellone sta raccogliendo grandi risultati a Benevento, insomma, dopo Arezzo, ho visto che sì, vabbè, ora è un po' una parodia, però da una parte dispiace, ma da una parte quando venne ad Arezzo sembrava che fosse venuto per grazia ricevuta, che era sceso di categoria soltanto per l'Arezzo, fece tante promesse, in campo poi dimostrò zero, come poi ha continuato a dimostrare ora, insomma. Quindi non è niente di nuovo, insomma. Lo Stellone sta decadendo di parecchio, insomma, non è più lo Stellone che brillava 5-6 anni fa. Fabio, il valore aggiunto di un uomo di grandissima esperienza, oltre che di capacità, come Paolo Indiani, te che hai avuto tanti allenatori. Ma il mister è un martello dal primo minuto che si scende in campo finché non entriamo in doccia. Su questo posso dirti che è molto preparato. Tatticamente, tecnicamente, molto preparato. Si vede che è un uomo vero, cioè schietto, e insomma, come ho detto, un martello. Sì, ma infatti si vede. Poi insomma, c'è sempre la parola giusta al momento giusto, e a me è piaciuto anche nei momenti di grande crisi, Stefano. La capacità di Indiani di gestire i momenti difficili e avere sempre la parola giusta per presentarsi davanti ai taccuini, come si dice in termini giornalistici, davanti alle telecamere, e assumersi le sue responsabilità e cercare, insomma, di sdrammatizzare. Io credo che sia stato veramente una scelta determinante. Stefano. Ma se te ti ricordi, in tempi non sospetti, quando noi toccammo il picco in basso di Terra Nuova, insomma, già veleggiavano critiche, tra l'altro anche giuste, insomma, vedere l'Arezzo che perde a Terra Nuova non si poteva vedere, sinceramente. Però il calcio è questo, e coi nomi non è che si vince. Se tu non entri in campo con la determinazione e la voglia, te ti puoi chiamare Arezzo e quell'altra squadra si può chiamare Salutio, ma perdi. Questo è un dato di fatto, però è anche fisiologico. Ma se ti ricordi, ci fu un momento, insomma, dove c'era anche chi, non soltanto i tifosi, ma anche qualche addetto ai lavori, insomma, per giustificare l'operato di altri, buttava la croce su lui. Se ti ricordi, io proprio nelle tue trasmissioni, dove tu hai sempre l'ardire di ospitarmi spesso, e ti ringrazio perché ti assumi delle grosse responsabilità, io l'ho difeso perché ho detto: no signori, scusate, ma al pallone o si vince tutti e si perde tutti, quindi voglio dire, in campo poi ci vanno i giocatori, l'allenatore può anche sbagliare un cambio, può sbagliare una formazione, ma l'interpretazione di una partita da un punto di vista mentale agonistico poi sono i giocatori che vanno in campo, l'allenatore non ci va, quindi secondo me non era giusto. E poi io sono sempre stato un ipercritico, mi conoscete, che io quello che ho nel cuore poi mi esce dalla lingua, e quindi dico quello che penso senza veli, tutto quanto. Però poi ci sono i momenti in cui è logico fare anche eventualmente critiche, e dei momenti in cui la critica è solo che dannosa. In quel momento comunque l'Arezzo era in piena bagarre per vincere il campionato e tutto quanto, quindi non aveva senso in quel momento lì fare una polemica sterile e poi puntare il dito nei confronti dell'allenatore. E poi, siccome il tempo è sempre galantuomo, l'allenatore sicuramente supportato
da un ottimo rapporto che ha col direttore generale con il quale lavora da anni, dalla grande esperienza che ha fatto sì che quella sconfitta, che sembrava il baratro dell'Arezzo, invece diventasse la rinascita, perché poi se sei bravo e hai la squadra che ti segue perché meriti di essere seguito, da situazioni come quelle ne esci rafforzato. Non a caso l'Arezzo ha costruito poi la sua vittoria del campionato da quella debacle lì, c'è una spiegazione, no? E lì è merito dell'allenatore, cioè non è l'allenatore che si giustifica e si nasconde dietro un dito. Dopo la partita lo disse, né Inzaghi che tutte le volte dispiace dalla colpa a tutti, ma la colpa sua non è mai. Si è assunto anche responsabilità e probabilmente dentro i spogliatoi con i ragazzi ha scorzato le carte e da lì è nato un nuovo Arezzo, più pratico, forse meno bello, però in quel momento, da quel momento sono arrivati punti pesanti che ti hanno fatto fare il solco e ti permettono di guardare ora questa fine di campionato, diciamo, con un ottimismo alle stelle. Bene, allora io ringrazio tutti i presenti a questa puntata, speriamo la prossima settimana, insomma, di star qui a commentare una grande festa, perché insomma questa ce l'aspettiamo al termine dei 90 minuti. Comunque vada, sarà una bella partita, anche perché la Pianese verrà ad Arezzo, del pareggio non se ne farà nulla. Se vuole tenere accesa questa fiammellina della speranza, deve per forza cercare di vincere, quindi sarà una partita sicuramente spettacolare. E come sapete, l'Arezzo davanti a queste situazioni tattiche si esalta. Allora, grazie a Fabio Foglia, forza Fabio, grazie a voi. L'entusiasmo che poi ma sono sicuro che lo farai comunque a prescindere da questo nostro, questa nostra preghiera a tutta la squadra. Grazie al amico fraterno Stefano Brandini, con il quale, grazie a te, e grazie al grande amico Riccardo Bonelli. Allora, che sei già prenotato per giocare 10 minuti, già con la maglina tutta a posto. Lo sì, sì, io sono pronto, a voglia. Va bene. Stefano, siamo così. Dica tre parole o si cavi dai coglioni. Va bene, grazie, alla prossima e come sempre un saluto a tutti. Ciao a tutti, ciao, bocca ciao, al lupo, ciao. Ciao.